Superato l'atrio e inerpicandoci per lo scalone, ambedue rifacimenti ottocenteschi, sbuchiamo nella cosiddetta sala delle prospettive, un ambiente ampliato nel 1518 in occasione delle nozze del Chigi e affrescato sempre dal senese Baldassarre Peruzzi, che attraverso finte aperture e creando giochi prospettici dilata gli spazi oltre le pareti con immagini paesaggistiche di grande effetto. Appena sotto il soffitto a cassettoni con motivi floreali in rilievo, corre un'ampia cornice, scandita da cariatidi, con scene di carattere mitologico. Partendo da sinistra, la morte provocata da un cinghiale, la morte di Adone, amato da Venere, complice una ferita involontaria procurata da Cupido. Dal sangue di Adone nascerà l'anemone, il fiore del vento, episodio presente nel decimo libro delle Metamorfosi di Ovidio. Quindi, una scena con Bacche e Arianna, un dio molto presente negli affreschi delle stanze, e a seguire la gara tra Enomao, che amava decorare le porte di casa con i crani degli sconfitti, e Pelope, colui che vincitore diede il nome alla regione del Peloponneso, oltre, secondo alcuni, fondatore delle Olimpiadi. Certi particolari della scena successiva, il cavallo alato Pegaso che zoccola la pietra facendo nascere una sorgente e le corone di alloro che cingono la testa dei personaggi, farebbero pensare al Monte Licona, la sede delle muse, mentre nell'ultimo quadro della parete viene illustrato un ambiente acquatico con Venere come personaggio principale. Nella parete corta abbiamo tre scene. La prima enigmatica potrebbe rappresentare la dea Irite, riconoscibile a sinistra per via dell'arcobaleno, e se il riferimento è sempre Ovidio, si tratterebbe dell'episodio in cui la dea chiede a Ipno, il sonno, di mandare uno dei suoi tre figli, Morfeo, in sogno ad Alcione per comunicarle che il marito Ceice è morto in mare. Nel riquadro centrale, invece, dovrebbe essere raffigurata la storia di Cefalo, quello che dà il nome all'isola di Cefalonia, di cui Eos, la dea dell'aurora, si innamora, e di Procri, la sua sposa, che dopo tradimenti e riconciliazione viene uccisa per errore proprio da Cefalo stesso. Nell'ultimo affresco vediamo invece il carro del sole, anche se il particolare interessante è dato dal pastorello, che assiste indifferente al suo passaggio. Nella parete seguente scompaiono le cariatidi. A spezzare le scene ci sono le finestre, ai cui lati sono dipinte le muse. I riquadri presentano Venere che si fa bella e Apollo che intreccia una corona nuziale. Proseguendo, il mito di Arione, leggendario cantore e suonatore di citara, costretto a gettarsi in mare dai marinai che volevano derubarlo, salvato dai delfini incantati dalla sua melodia e riportato a terra sul dorso di uno di essi, così la racconta Erodoto nel libro primo delle storie. Quindi riconoscibile il mito di Pan e Siringa, una ninfa seguace di Artemide che per sfuggire alle pesanti avanze del dio venne trasformata in un fascio di canne palustri che, agitate dal vento, produssero un suono talmente armonioso da spingere il dio stesso a costruire il flauto a canne. Ovidio, libro primo. Nelle ultime tre scene, addossate sul lato breve della sala, riconosciamo l'episodio in cui Alcione vede il corpo del marito Ceice in mare e quindi, tratta dal libro primo delle Metamorfosi di Ovidio, la storia che riguarda Deucalione e Pirra, unici sopravvissuti all'ira di Giove, che, disgustato dalla scelleratezza del genere umano, aveva mandato un terribile diluvio che aveva devastato la terra. I due, sbarcati sul Parnaso, si rivolgono all'oracolo di Delfi, in quel momento in appalto alla dea Temi, ansia ad Apollo, la quale suggerisse di velare il capo, sciogliere le vesti e gettare dietro le spalle le ossa della grande madre. I due ci pensano un po' e risolvono l'indovinello, lanciando sassi raccolti a terra dietro di sé, che si tramutano in esseri umani, dando così origine a una nuova razza che tuttavia, stando al presente, non darà i risultati sperati. Infine, sempre dal libro primo, Apollo, che avendo rimproverato Cupido, subisce per mano di questi uno scherzetto cattivo. Cupido infatti lancia due frecce che colpiscono Apollo e la ninfa Dafne, ma che hanno effetti contrari. Una fa innamorare, l'altra lo impedisce, e finisce così che Dafne, per sfuggire agli assalti del dio, implora il padre, il dio fiume Peneo, di aiutarla a cambiare forma. Verrà esaudita e si trasformerà nell'albero dell'auro o alloro, che da quel momento sarà utilizzato dal dio come corona per sé e per i massimi poeti e per estensione per chi conquisti il nobile pezzo di carta, ovvero la laurea.
Se non aspirate a tutto ciò, potete comunque usarlo per cucinare i fegatelli di maiale. È ottimo! Sotto il cornicione vengono rappresentati gli dèi, a sinistra entrando le signore, a destra i signori. Sono in ordine Cerere, Diana, Minerva, il caminetto con la fucina di Vulcano, Giunone e Venere, quindi Apollo, Saturno, Giove, Nettuno, Marte e Mercurio. Queste figure sono poste sulle varie entrate e sui finestroni, mentre sul resto delle pareti una serie di colonne rese in prospettiva aprono la vista a una serie di panorami. Il gioco illusionistico riesce perfettamente. Qui il Peruzzi arriva a tagliare la A iniziale del nome del committente per dare la sensazione che la colonna sporga dalla parete. Mentre qui, se osservate, le linee del pavimento sembrano continuare perfettamente in linea oltre il muro, ma se si cambia punto di vista, allora il trucco viene svelato. Tra le colonne, paesaggi alcuni veritieri, come la Porta Settimiana, altri con scene di vita quotidiana, su cui l'anziché Necchi, che nel 1528, durante il sacco di Roma, si erano insediati nella villa, lasciano dei graffiti. Prendiamole come memorie storiche. L'ultima camera, per ora visitabile, è la cosiddetta stanza delle nozze, ovvero la camera da letto. Qui si cambia sia il tema che il pittore. Il tema sono le imprese di Alessandro Magno e il matrimonio della prima moglie Rossane, una principessa della Battriana, una regione asiatica più o meno corrispondente all'odierno Afghanistan. E il pittore è Giovanni Antonio Bazzi, vercellese di nascita ma senese di adozione, detto il Sodoma, per via delle sue inclinazioni sessuali, come intende il Vasari, o per via di un intercalare piemontese, su Nduma, su Andiamo, come presumono altri. Personalità bizzarra, qui lo vediamo in un autoritratto che si trova nel chiostro dell'abbazia di Montoliveto, da lui affrescato con le storie di San Benedetto insieme a Luca Signorelli. La stanza, non grande, ha il soffitto affrescato con vari motivi, tra cui lo stemma araldico del Chigi, e presenta cassettoni in forme geometriche, dove a motivi floreali si alternano scene mitologiche. Sulle pareti, alcuni momenti della breve vita del condottiero. La circostanza in cui Alessandro, grazie alla madre di Dario, il re persiano sconfitto, dove a sinistra nel gruppo femminile si è voluto riconoscere una figura ispirata alla Galatea di Raffaello. Sotto il caminetto con ai lati la fucina di Vulcano. Sulla parete seguente, la prima notte di nozze di Alessandro con Rossane, in cui, sotto lo sguardo del dio Imene, protettore del rito del matrimonio e probabilmente di Efestione, il generale amico da sempre del Macedone, una serie di amorini impazziti festeggiano l'episodio, spingendosi quasi oltre il lecito. Il baldacchino affrescato, si ipotizza, potrebbe essere proprio il letto del Chigi, che originariamente stava su questa parete, ma che una volta scomparso si provvide a coprire il buco con questa scena di Alessandro che doma Bucefalo. Anonime l'autore, meglio così. Pare invece che il lato sinistro, sopra l'entrata dove si intravede nello sfondo la basilica di Massenzio e in primo piano la lupa che alleva Romolo e Remo, sia da attribuire sempre al Sodoma. Sul lato delle finestre, scene di battaglia. E con questa puntata termina la nostra passeggiata per la villa. Videlab vi saluta con la scritta visibile nel giardino, che suona più o meno così. Chiunque tu sia, che entri in questo luogo, ciò che a te sembra sgradevole, a me risulta piacevole. Se gradisci rimani, se ti infastidisce esci. In ambedue i casi, grazie.